questa tipologia di video non la giro da tantissimo tempo, infatti gli ultimi risalgono al mese di aprile e maggio. Quindi in questo video vi mostrerò tutti i prodotti finiti dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, quindi di ben 5 mesi. Preparatevi con un bel tè caldo, una camomilla, un buon cappuccino oppure una bevanda fresca se preferite, perché sarà veramente lungo. Lo dividerò in più parti e anche questa parte dei prodotti casa volevo dividerlo in due e mostrarvi in una parte tutti i prodotti per il mio bucato che ho utilizzato e tutti i prodotti invece extra per la casa, quindi cucina e tanto altro. Però ho pensato che comunque già avevo diviso il video in tre parti, quindi non volevo farne una quarta. E i prodotti della casa troverete tutto in questo video, che sarà un po' lunghino e mi scuso in anticipo, ma come ben capite sono 5 mesi e ho messo da parte tutti i prodotti finiti, infatti sono sommersa di questi prodotti, non vedo l'ora di finire di registrare questo video in modo da poterli poi cestinare con la raccolta differenziata. Partirei appunto dai prodotti bucato perché la mia lavatrice è sempre in azione e quindi giustamente molti prodotti vengono smaltiti con velocità. Di detersivi ne ho finiti 4. Il primo che vi mostro è uno tra i miei preferiti. Mi piacciono moltissimo questi prodotti di spuma di champagne e mi sto trovando bene soprattutto con i detersivi ma anche gli ammorbidenti. E ho finito questo che è il fresco puro con una tecnologia anti odori. Con questo riusciamo a fare 38 lavaggi, è una formula concentrata efficace anche a freddo. Questo è 1 litro e 710 ml di prodotto, ha una buonissima profumazione di fresco, di pulito, elimina qualsiasi odore e anche un buon potere smacchiante. Mi piace moltissimo anche insieme al bianco puro della stessa linea e li acquisto soprattutto quando li trovo in offerta. Un altro prodotto che avevo già acquistato in passato e ho ritrovato in offerta e ho acquistato con piacere è questo di Dual Power, che è per colorati, colori brillanti ed elimina odori. Dice che riusciamo a fare 40 lavaggi ed è un 2 litri. È made in Italy. Mi ci trovo molto bene, ha questa profumazione buona che però non persiste moltissimo sui capi, ha un buon potere lavante, aiuta a mantenere i capi colorati e brillante e macchia molto bene. Dopo due prodotti promossi io vado a bocciarne uno, che è questo di Sole, che è il 3 in 1 bianchi più a lungo, igienizzante, efficace anche a basse temperature. 41 lavaggi ed è 1 litro e 845 ml. Perché non mi è piaciuto? Perché secondo me per i bianchi non ha un buon potere smacchiante e non li rende bianchi e brillanti. Io comunque devo andarci a mettere un additivo, la profumazione non è tra le mie preferite, ma la cosa che devo sottolineare maggiormente è che non smacchia bene. Quindi per me è un prodotto che mi sento di bocciare e che non vi consiglio. Infine un altro prodotto che mi è piaciuto è questo di Chantecler, che è il pulito profondo, una formula potenziata con lo sgrassatore Chantecler, extra smacchiante, attiva a freddo, rimuove anche lo sporco più ostinato e il flacone con plastica riciclata. Di questo abbiamo 1 litro e 575 ml, garantisce 35 lavaggi, ha un buon potere smacchiante, comunque per macchie un pochettino più tenaci vado a applicare degli additivi e degli smacchiatori, però questo dà una buona azione. La profumazione non è tanto persistente, anzi non si sente particolarmente. Visto che vi ho citato gli additivi, eccoli qua, come vedete ben 3 confezioni, ve ne mostro una. Ma come vedete sono ben 3. Alce gentile fresco profumo, candeggina per colorati con ossigeno attivo, igienizza e smacchia. Oxycolor più efficace e più potente con una nuova formula. 3 litri e 100 utilizzo per il bucato dei colorati, ma anche per il bucato dei miei bambini, perché aiuta al detersivo ad avere un'azione più smacchiante. E mi ci trovo molto bene, è anche un buonissimo igienizzante, ha un buonissimo profumo. Mi stavo dimenticando dell'ultimo detersivo, infatti mi sembravano un po' pochi quelli che vi avevo fatto vedere e mancava uno. Beh, non erano pochissimi, però ho finito anche questo.
Questa è della Paglieri, come sapete io sono molto legata al brand perché quando ero piccolina abitavo vicino a uno stabilimento Paglieri e ho fatto anche una gita in questo stabilimento e mi è piaciuta moltissimo e mi è rimasto un bel ricordo e le profumazioni mi ricordano un po' di quando era piccola, dei loro saponi, dei loro detergenti e quant'altro. Questo è 1,560 ml ed è il classico, questo garantisce 32 lavaggi. Mi ci sono trovata bene perché oltre alla profumazione ha un buon potere smacchiante e pulisce bene i capi e li rende anche morbidi, quindi ve lo consiglio. Passiamo agli ammorbidenti e continuiamo con Paglieri. Questa è di Fercia Azzurra, 1,25 ml, garantisce 41 lavaggi e questa è pura freschezza. Profumo e cura ad ogni lavaggio. Questa è una nuova formulazione con note di testa, note verdi aromatiche, note di cuore, rosa, foglie di violetta e mela verde, legno di cedro e ambra in fondo. Devo essere sincera, questa non è una profumazione che mi è piaciuta tantissimo, anzi dopo diversi lavaggi mi dava proprio fastidio e speravo di finirla presto. È una profumazione secondo me molto molto chimica, molto forte, che deve piacere, a me non è piaciuto. Mi è piaciuta più l'ultimo ammorbidente che avevo finito di questa linea e ve ne ho parlato nell'ultimo video dei prodotti finiti che vi lascio nelle schede. Altri tre ammorbidenti sono della linea Tesori d'Oriente. Mi è piaciuta molto come linea, mi piace come lasciano i capi e le loro profumazioni che comunque persistono sui capi. La prima è quella al muschio bianco, io di questa profumazione avevo il profumo e lo acquistavo spesso, è anche uno tra i preferiti di mia mamma. Questo è un 760 ml, garantisce 38 lavaggi. È un profumo da lavanderia, di fresco, di pulito, ottimo. Poi abbiamo quello Ayurveda, Amla e Patchouli. Lo riapro perché secondo me c'è ancora il profumo e me lo ricordo benissimo. Si sente, persiste sul capo e assolutamente lo ricomprerò perché mi è piaciuto tantissimo. E infine l'ultimo, che forse è tra i miei preferiti, ovvero Melograno e Tè Rosso, 38 lavaggi anche questo, e lo riannuso perché è veramente fantastico, ma tutti e tre mi sono piaciuti tantissimo e sicuramente quando li troverò in offerta prenderò una di queste profumazioni perché mi sono piaciute tutte e tre e mi piace molto variare nei lavaggi con le profumazioni. Poi ho finito due ammorbidenti di Coccolino. Questo è l'Intense Care Protegge i tuoi vestiti, 42 lavaggi entrambi. Il primo è Orchidea Viola e Mirtillo, 980 ml. Questa come profumazione mi è piaciuta un po' meno, non è che non sia buona, però tra le due è quella che ho preferito meno, più che altro perché tende alle note della lavanda, si sente molto questa orchidea viola. Mentre questo per me rimane una conferma, l'avevo già utilizzato in passato, questo è il fiore di Tiare e frutti rossi. Insieme a quello primavera, se non ricordo male, della Coccolino sono i miei preferiti. Ritorniamo ai capi bianchi e ho utilizzato questo di spuma di champagne additivo bianco puro igienizzante, smacchia e sgrassa, rimuove germi e batteri, elimina gli odori. Un litro di prodotto, io lo andavo a mettere nella vaschetta dove c'è appunto lo spazio per gli additivi e speravo mi desse una marcia in più per smacchiare e rendere più bianchi i miei capi bianchi. Purtroppo non è stato così, non lo ricomprerò perché non ho visto chissà che differenza, sicuramente è un buon igienizzante, ma per quello che volevo io, ovvero un bianco più bianco e uno smacchiante, assolutamente non ho visto grandi differenze, quindi non è un prodotto che vi consiglio. Poi ho finito come smacchiatore questo di KV7. Maxi efficacia, facile da usare, smacchiatore per olio, grasso, sangue, cioccolato, trucco e inchiostro, senza carneggina, è un maxi formato da 750 ml per una pulizia professionale. Vi devo essere sincera, da pulizia professionale mi aspettavo un prodotto bomba che eliminasse qualsiasi cosa. Non ho notato delle grandi differenze con altri smacchiatori che non si classificano come smacchiatore professionale, sicuramente è facile da utilizzare, ha una consistenza molto liquida, lo spruzzino mi piace molto perché va a prendere tutta la macchia, si estende bene il prodotto. Poi ho finito 4 pacchi di acchiappacolori, come vedete sono di vari brand, per
perché io mi ci trovo bene con tutti, fanno tutti la stessa azione, non ho trovato uno che sia meglio di un altro. Quindi quando sono a Eurospin prendo questo di Dexal perché costa pochissimo, all'interno sono 36 foglietti, non sono assolutamente profumati come dicono. Questi di Super 5 li acquisto molto spesso in offerta, sono 24 fogli. E infine questi di Grey. Questi rispetto agli altri hanno un tessuto diverso, ma comunque fanno la stessa azione. Ultimo prodotto per la lavatrice è questo di Der Beckmann. È pulitore lavatrice igienizzante, rimuove sporchi e batteri. Una lavatrice fresca e igienicamente pulita, rimuove i cattivi odori e una pulizia profonda all'interno. Sono 250 grammi e con questo riusciamo a fare solo una pulizia. Devo essere sincera, io mi aspettavo un prodotto liquido, alla fine ho trovato un prodotto in polvere che si mette direttamente nel cestello e si avvia con un ciclo di normale lavaggio a 60 gradi. Al termine del trattamento la lavatrice può essere utilizzata come di consueto e così è. Aprendo lo blow ho sentito un buonissimo profumo di limone. Comunque là il cestello era ben pulito e i lavaggi successivi si è visto che comunque avevo utilizzato un prodotto cura lavatrice e ve lo consiglio, però io preferisco i prodotti liquidi. Passiamo all'asciugatrice, ho finito queste di Nonna Papera che sono le sabbiette per l'asciugatrice al profumo di muschio bianco, un prodotto 3 in 1 che profuma a lungo, colori brillanti, effetto antistatico e ammorbidente. Per quanto riguarda l'effetto, sì, i capi rimangono morbidi anche dopo aver utilizzato l'asciugatrice e profuma, dà un profumo in più al capo, questo sì, e aiuta anche i tempi di asciugatura. Per quanto riguarda i colori brillanti non ho visto grandi differenze, però per il resto mi ci trovo bene. Finalmente ho finito con i prodotti bucato e ora passerei con tutti i prodotti che ho finito per il resto della casa e passerei al bagno. Ho finito ben 4 tavolette di ACVC, le mie preferite rimangono queste verdi alla freschezza mediterranea. Sono tavolette che secondo me si consumano velocemente, ma lasciano una buonissima profumazione nel bagno e nel WC. E ogni volta che scaricate l'acqua comunque c'è questa bella spuma che va a tenere pulito più a fondo il WC in modo quotidiano. E quindi anche se durano un po' meno, per me sono le migliori e questa è la mia fragranza preferita, infatti ne ho finite ben 2. Un'altra che mi piace molto è questa blu ed è la freschezza marina. E infine quella che secondo me si sente un pochettino meno rispetto alle precedenti è questa con freschezza continua. E poi io cerco sempre di provare qualcosina di nuovo, ma chi lascia la strada vecchia non sa cosa si trova nella strada nuova. E io ho provato anche queste di Home Citrus che mi sembra di aver trovato da Digotà. In ognuna di queste confezioni ce ne sono 2 e ho voluto provare extra pulito, schiuma pulente, una protezione al calcare lunga durata. Devo dire che ogni volta che ti lavo lo sciacquone comunque una leggera pulizia c'era, ma non approfondita come quelle precedenti, la profumazione è quasi inesistente dopo pochissimo tempo, quindi per me sono bocciate. Rimanendo in casa Ace ho finito anche questo che mi ispirava moltissimo perché ha un'extra brillantezza glitter, brezza marina con un sistema multigetto e profuma più a lungo. 700 ml. Io l'ho utilizzato sia per il WC per fare appunto il contorno e lasciare in posa, ma l'ho utilizzato anche per la pulizia della mia vasca da bagno. Mi si sono trovata bene perché alla fine puliva, ma non super efficacemente. Mi piace il sistema multigetto perché riesco ad andare bene sotto le pareti. Non è tra i miei prodotti preferiti, ma la cosa che mi ha deluso un po' di più sono i glitter, che non li ho visti assolutamente. Un prodotto che invece mi è piaciuto moltissimo per il WC, che secondo me è uno tra i più funzionali, perché va a disincrostare, a pulire a fondo il WC, i sanitari e la vasca da bagno, sicuramente è WCnet. Questo è rimuove al 100% il calcare ed è anche disinfettante, presidio medico, chirurgico.
Tra i vicinetto non è la mia tipologia super super preferita, perché ne preferisco un'altra che vi parlerò nei prossimi video, però anche questo è un buon alleato. Non ha il sistema multigetto, ma comunque riesco bene ad andare su tutta la superficie del WC grazie alla sua parte a beccuccio, e ha una buona azione. Passiamo alla cucina, in particolar modo ai piatti. Ho finito due Nelson, che per me è il detersivo per i piatti preferito, oltre al mio amatissimo G-Greaser. Il primo è quello che mi è piaciuto un po' meno come fragranza, ma comunque è super super valido, ed è questo ai carboni attivi con un'extra azione sgrassante. Ne basta pochissimo, lava anche a freddo e sono 850 ml, però è il mio preferito, infatti ne ho un altro che ho riacquistato, è questo che è argilla e melograno con un'extra azione sgrassante, e ho notato che anche sulle mani è un pochettino meno aggressivo rispetto a questo, quindi continuo a acquistare questo. Per il piano cottura ho voluto provare questa crema di CIF con particelle pulenti al 100%. Rimuove il 100% dello sporco ostinato, facile da risciacquare, 500 ml. Ne basta pochissimo, perché effettivamente sì, è facile da risciacquare, però ne dovete mettere poco, perché se ne mettete tanto è un po' difficilotto da togliere. Pulisce molto bene, non lascia quegli aloni che di solito alcuni prodotti lasciano sull'acciaio, e ha anche una buona profumazione, però sinceramente io preferisco gli spray, quindi non credo che lo andrò a riacquistare. Per quanto riguarda la polvere, ho finito questi di Swiffer, questi sono un valido alleato, questi sono della scopa XXL, quindi sono quelli più grandi, all'interno sono 16, costano un pochettino, però secondo me sono più efficaci. Le sottomarche purtroppo a me non levano assolutamente nulla. Infine, gli ultimi due prodotti sono uno che è un igienizzante, che è lo spray disinfettante multiusi brezza al limone, e sono 400 ml. Io come disinfettante a spray di solito uso il dry spray di Steno, però non volendo fare un ordine apposta per questo prodotto, mi sono imbattuta su questo prodotto, che ha una profumazione buonissima di limone. L'unica cosa che io questo prodotto lo utilizzo molto spesso su i materassi, e devo essere sincera, devo andare ad aprire bene, devo reggere bene e deve asciugare bene, perché lascia un pochettino la superficie bagnata, cosa che non fa il dry spray, però comunque è un ottimo igienizzante. Io ogni volta che faccio il cambio letti ne spruzzo un pochettino dopo aver aspirato con l'aspirapolvere. E infine, uno tra i miei prodotti preferiti di Sternum rimane sempre il Window Spray, che è il pulitore vetri speciale vetri esterni antiredepositante. Io sinceramente lo utilizzo anche con i vetri interni e lo utilizzo anche con gli specchi, mi ci trovo molto bene, perché con una sola passata il vetro è super pulito, toglie qualsiasi cosa soprattutto nei vetri esterni e non lascia assolutamente aloni. Mi piace moltissimo utilizzato con i panni del Magic Tool, quindi quello per pulire e poi per andare a lucidare, è un ottimo prodotto che vi straconsiglio. Se volete provare qualcosa di Stenon, sicuramente tra i primi prodotti vi consiglio il Window Spray. Bene ragazzi, questo era tutto per quanto riguarda il video dei prodotti finiti casa. Mi spiace perché è diventato un video molto molto lungo, ma come vi dicevo all'inizio di questo video, sono ben 5 mesi di prodotti finiti casa, e quindi non ho voluto comunque andare troppo veloce, ma spiegarvi ogni singolo prodotto. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati, e se avete qualche prodotto per la casa che mi volete assolutamente consigliare, che devo provare, sarò felice di farlo presto e magari lo inserirò nelle mie prossime spese per quanto riguarda i detersivi. Se questo video vi piace e volete altri video di questa tipologia ogni mese, vi basterà lasciare un bel pollice in su, e io vi ringrazio in anticipo. E se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella, così da non perdervi nessuno dei video che carico qua sul canale. Vi prometto che sarò un pochettino più assidua nel caricamento. Qua sotto nell'info box vi lascio i link dei miei social, vi aspetto anche lì se vi fa piacere, e vi mando un grande bacio e ci vediamo prestissimo con le altre parti dei prodotti finiti e gli altri video che caricherò qua sul canale prestissimo. Ciao!